Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è giovedì 8 novembre, sono le 12.31 minuti in questo istante. Ben ritrovati, anche oggi parliamo di Milano. Beh, oggi poi ne parliamo veramente in maniera approfondita e andiamo a vederla nel profondo, perché a volte, anzi, il profondo va a fare a creare questi cantieri di cui Milano è piena, che molti odiano, ma molti altri invece amano. Ma non vi anticipo nulla sull'ospite che abbiamo oggi, perché l'ospite che abbiamo oggi è anche un candidato per i Milano Storytelling Awards. Chi sono i candidati, come votarli e fino a quando votarli, cioè fino a lunedì prossimo, lo potete capire meglio da questo filmato. Le avete viste? Queste sono le 9 candidature e tutti i candidati, le 9 categorie e tutti i candidati per le 9 categorie. Vi ricordo sempre, le abbiamo fatte 9 perché 9 sono i municipi di Milano, che sono una categoria anche loro. Sono tante, c'è una categoria che si chiama ad esempio miglior gruppo Facebook e oggi abbiamo uno dei candidati che è venuto a trovarci. Stiamo parlando di Milano Progetti e Cantieri, che è un gruppo, e come gruppo quindi non stiamo parlando di una persona sola ma di tante. Due esponenti sono venuti qui con noi oggi, diamo il benvenuto e quindi buongiorno a Riccardo Alberti. Ciao. E Francesco Langiulli. Buongiorno Francesco. Ciao. Buongiorno Riccardo. Ciao. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qui. Noi siamo solo il 50% del team Milano Progetti e Cantieri. Ecco, 50% del team, perché del gruppo Facebook, insomma, stiamo parlando di quanti numeri? Quasi 5.000, tra pochi giorni. In matematica faccio schifo, io non so la percentuale qual è, ma insomma una piccola percentuale. 5.000 cantieristi sono tanti. 5.000 futuri. No, futuri. Non lo dico. Cioè, tutta la puntata cercherò di non fare battute sul guardare i cantieri, perché, come dire, l'inventore di Lego diceva sempre che giocare è una cosa seria, mm-hmm, e anche i cantieri sono una cosa seria, vero, anche guardare vero. I cantieri e osservarli, perché è il futuro della nostra città, no? Mm-hmm. Quindi che cos'è Milano Progetti e Cantieri? Allora, Milano Progetti e Cantieri è un gruppo su Facebook, in realtà è nato da me, Francesco, Cristian e Andrea Doria, che eravamo su un sito internet, un forum di discussione che è skyscrapercity.com, dove ci sono tutti gli appassionati appunto dei cantieri, dell'urbanistica, non solo di Milano ma di tutte le città d'Italia, ma anche internazionale. Allora Andrea Doria, questo ragazzo molto giovane che ha la passione appunto sull'urbanistica di Milano, ha avuto l'idea, può essere banale ma in realtà è stata vincente, di creare un gruppo su Facebook e portare tutte le discussioni su Facebook. Quindi ha incominciato a invitare, diciamo, i personaggi chiave della città. Quindi anche me e Francesco, che abbiamo due pagine su internet, Milano Panoramica e Milano Skyline, e da qui abbiamo creato questa comunità dove abbiamo invitato pian piano tutti, diciamo, i nostri amici, conoscenti, anche conoscenti, diciamo. È molto interessante perché appunto Skyscraper City è un forum, un sito internazionale, quindi certo. Insomma, nel mare di tutti i cantieri di tutto il mondo c'era questa piccola isola milanese, no? Parecchio dispersivo, direi, però c'era anche la sezione italiana con Milano, però devo dire, il forum ormai è una tecnologia, io sono un informatico da tanti anni, abbastanza vecchia, ecco, un po' retro, perché segue la storia dei thread con Facebook, diciamo, con i gruppi di Facebook,
si è superato. Sì, giusto, questo... giusto gli appassionati di Doctor Who come nostra regista possono continuare ad andare sui, sui forum. Quindi col gruppo Facebook, visto che ormai tutti abbiamo Facebook, direi immediato. Che è più immediato. E la cosa bella, appunto, che in quattro, giusto, mi dicevate, sì, il vostro sì. team è formato da quattro persone, di cui la cosa interessante è che, ad esempio, nessuno di voi due è ingegnere, urbanista, architetto, ma neanche paesaggista, cioè neanche, sto pensando, dove arriva, neanche muratore, cioè neanche anziché il caschetto, il cappellino, neanche carpentiere, niente, perché siete appunto un elettronico, un informatico, però da sempre appassionati di questo. Mm-hmm. Il team da chi è composto, mi dicevate, anche? Da Cristian Busato, che diciamo è l'unico che è ingegnere civile, oh, quindi ha... un po' si avvicina e capiamo questa passione, sì, cioè sì, l'unico sì, diciamo sì. che ha la scusante per essere appassionato, diciamo, no, diciamo così. Ma difatti lui perché invece anche Andrea, anche Andrea è un appassionato normale, Andrea Doria, giusto, mi dicevate? Sì, esatto, anche lui fa altro, però è soltanto la passione sui cantieri. Però insomma, forse proprio per questo è bello, divertente, e soprattutto avete raggiunto i 5.000 utenti, più di 5.000 utenti sul vostro gruppo, perché forse, come dire, non siete il professorone, l'ingegnerone che mi va a spiegare il tondino di quanti millimetri era la gettata, sì, sì. di cemento così, ma appassionati che seriamente, per quanto ho capito, veramente ci state dietro tantissimo, però vi piace vedere crescere la città, questo, anche perché ci sono diversi esperti nel gruppo, cioè ci sono più utenti esperti che noi degli amministratori, perché abbiamo dei gruisti che per esempio ci mandano le loro foto mentre lavorano ed è fantastico, perché un gruista fino a ieri che come poteva comunicare dalla sopra, no, con no, il no, mondo, no, il gruista non li conosceva nessuno, non sapevano neanche ci fosse un omino lì su, e invece questi omini sono anche simpatici perché li abbiamo conosciuti con le visite guidate di Christian, perché Christian diciamo la visione che ha avuto con questo gruppo è anche non solo di lasciare che sia una fosse una solo una un mezzo digital, ma voleva comunicare con le persone, quindi ha organizzato degli eventi in cui abbiamo fatto una passeggiata per i cantieri. Lui, essendo ingegnere, ha spiegato anche quello che la gente stava guardando. E ci sono stati anche tra le persone anche i gruisti che sono venuti penso che appunto avete, a trovarci. Appunto, stato... A parte diciamo il politburo del sito che avete fatto voi quattro, c'è in realtà una grande partecipazione da alcuni utenti che ormai sono diventati proprio gli esperti, sì, di alcune aree, no? Esatto. Da fotografi, so che volate, ce l'hanno qualcuno perché ci tenevate a raccontarci. Ma diciamo che è un gruppo che ha preso parecchi esponenti, tipo Andrea Kerchi, che è seduto sulla tua seggiolina ieri, è l'autore di questa fotografia che abbiamo utilizzato per la copertina della guida. Poi parleremo anche di questa guida della Milano del futuro. Poi vabbè, come non citare Andrea Pace, che è un ragazzo esperto di gru, ma lui non è un gruista, ha visto diventarlo perché comunque lavora, vuole lavorare in quel settore, però è veramente esperto, lui riconosce ad occhio qualsiasi gru anche a un chilometro di distanza, sì. E ci spiega anche come vengono montate, smontate, perché c'è dietro tutta una lavorazione. Cioè, ma ti rendi conto che conosce i modelli delle gru, ma anche col numerello, cioè che io non riconosco una Panda da una Stilo, esatto, tipo, cioè, esatto. Non so neanche se la fanno più la Stilo, ad esempio, sì, ecco. Sì, sì, sì. No, la fa più, ma dal colore, addirittura dal colore della gru, si capisce. Io pensavo che fosse... No, ma io voglio passare una settimana con ogni giorno che un utente del vostro sito, voglio passare una giornata con loro per una settimana, cioè. Sì. Perché, insomma, so che... Poi tra i nomi illustri vedo un Salvatore Ranzulla, vedo. È stato all'ultima visita guidata. Cioè siete che gli unici fatto. Che avete spiegato qualcosa da Ranzulla. Esatto. Cioè di solito è lui che spiega a noi, siete gli unici al mondo. Abbiamo fatto una guida per lui. Cioè, sì, lui ha partecipato all'incontro al Portello, abbiamo fatto una passeggiata a Portello fino alle Torri Stella, perché era il periodo in cui stava cercando casa e quindi ha detto questa zona non la conosco e quindi perché non fare una passeggiata con voi. E abbiamo anche quanti piacere. Soldi si fanno dando consigli su internet, perché se cercavi una bella zona a casa, Salvatore Azzurra, sì. Ma tra l'altro ci manda le foto che fa anche quando va in giro. Fantastico. L'ultima volta era sulla Torre Adid, sì. Ci ha mandato le foto del cantiere, cioè Ranzulla, che mi arriva la notifica, ti approva il post di Salvatore Ranzulla, certo, fatto lo screenshot mentre accettavo. Fantastico, fantastico. Epico. Poi vabbè, abbiamo il Biraghi, che è un influencer che conoscono tutti, è consulente urbano che comunque continua a promuoverci, a condividere i contenuti di Milano, ma non perché è dalla nostra, non ci sono parti qua, l'unica parte è Milano, e facciamo tutti una cosa, infatti
Nella lista dei nomi io trovo almeno altri tre candidati a Milano sul Lega Borse. Perché un po' lo diciamo, vedendo tu hai un secondo cappello che puoi metterti anche, quello di Milano Panoramica, esatto, giusto? Che è quell'altro. Che insomma anche quello è stato... non è candidato ma per un pelo, mm-hmm. Posso, adesso che sono finita la prima fase posso dire che per un pelo mi hanno provato. E meno male che ho due piedi in una scarpa, almeno. Anzi forse, chissà che fosse Cantiere ha rubato un po' di spazio a quell'altro. Nato per vivere a Milano, Paul Pablo. Oltre ad essere un nostro carissimo amico, collaboriamo spesso per le dirette, perché quello che ha inventato Paul Pablo, cioè non ha inventato la diretta Facebook, però ha iniziato a fare le dirette quando questa tecnologia era abbastanza nuova, quindi era l'unico a Milano che facesse dirette non professionali, quindi con lo smartphone in giro per la città. E con lui abbiamo fatto diverse inaugurazioni, le palme in Duomo, abbiamo avuto più di 1 milione di visualizzazioni. Un milione di visualizzazioni, perché c'è stato proprio, epico. Poi abbiamo fatto adesso l'inaugurazione della Biblioteca degli Alberi, l'inaugurazione del Postore, siamo stati in Coima, che ci invitano spesso, ci hanno fatto salire sulla triplex della Torre Solaria. Posso dire, Coima continuate a parlare tutti bene, continuano a parlare bene di Coima, cioè... Sì, no, sono delle persone veramente squisite. Siete la terza persona a settimana che mi parla bene di Coima. Hanno modificato la città e ci rendono partecipi anche dei cambiamenti. Poi c'è sempre Andrea Pace in diretta che dice: chiedi se a che punto sono i cantieri di Gioia 22. Quindi è così. Ecco, Milano, diciamo che dal punto di vista dei cantieri non delude, nel senso che anzi in questo periodo, cioè dal 2015, da poco più del 2015, ma ad oggi non si è più fermata. Io direi dal 2006. Dal 2006, tu dici? Sì, perché è iniziato con il centro direzionale Porta Nuova, Porta che Nuova è stata la riqualificazione urbana più importante d'Europa. Cioè, parliamo di una zona dove c'erano giostre e degrado, quindi... Che in confronto però a quello che ci sarà nel futuro sembra un granello di sabbia. Sì. Perché parliamo ad esempio delle scale ferroviarie, già solo quello di Via Farini è 4-5 volte quello che è lo spazio di Porta Nuova. Sì. Ecco, quali sono i cantieri invece attualmente aperti che state seguendo con maggior interesse e perché? È quello di City Life principalmente, perché stanno costruendo la terza torre, il curvo, quindi molto iconica. Allora, ricordiamo appunto, sono tre le torri, cioè il dritto, lo storto e il curvo, buono, brutto e cattivo, si manca Sergio Leone sotto. Sì, è molto bello di seguire i cantieri perché sono proprio alla portata del pubblico, perché proprio in piazza Tre Torri puoi benissimo vedere le gru, quanto sale la torre, anche da un giorno all'altro vedere i progressi. Allora, sicuramente di una torre è difficile mitigare il cantiere, perché insomma questa si alza e si erige, però mi sembra che negli ultimi anni comunque sia cambiato anche proprio l'atteggiamento di chi fa i cantieri, cioè una volta palizzata, chiudi tutto, non facciamo vedere niente, mm-hmm. Adesso invece è palizzata per sicurezza, magari però con delle finestre aperte, magari con delle infografiche che spieghino, come mai questo cambio secondo voi? Beh, un cambio forse è dato anche dallo spirito che c'è in questione in città, che è quello di far vedere i progetti, l'evoluzione che porteranno poi ai futuri cambiamenti. Da qui per esempio al 2030 tutti questi progetti produrranno un cambiamento di Milano, non soltanto della skyline ma anche dei parchi come Scalofarini, che diventerà il più grande parco urbano di Milano. E quindi secondo me c'è questo spirito anche di chi gestisce i cantieri a far vedere questo cambiamento. Ma poi il milanese vuole partecipare, cioè il milanese se ha il cantiere sotto casa deve capire cosa stanno facendo, se porterà dei benefici. E ti devo dire, noi puntiamo soprattutto a far capire cosa c'è dietro. Perché? Perché la scelta di ogni cittadino deve essere consapevole. Adesso si parla per esempio della riapertura dei Navigli. Sì. E tanta gente sta dicendo di no, che è sbagliato. È vero, ci sono delle pro e contro di ogni cosa, però se ogni persona dovrebbe conoscere bene il progetto. Ci sbagliato di dire no più. Perché solo conoscendo il progetto può capire esattamente le potenzialità. Poi se non ti piace perché di no, però cioè, dire no subito all'inizio è anche errore. Perché io mi ricordo nel 2005-2006, quando si parlava di Porta Nuova, tante persone erano scettiche perché pensavano ci fossero cantieri infiniti, magari parecchi abbandonati come più o meno esiste in Italia. Sì, cioè voi siete forse un po' più giovani di me, ma forse ve lo ricordate, insomma Italia 90 ha lasciato qualche strascico a Milano, eravamo un po' scontati da quello. Stesso per City Life e non ultimo Expo, cioè Expo volevano lasciare tutto come era, erano erbacce e degrado anche lì.
Quindi devo dire che Milano ha colto delle sfide importanti e difficili, le ha sempre vinte, quindi probabilmente quindi ne vincerà ancora. La possibile Olimpiadi non mi spaventa, ad esempio. E sarà la Milano del futuro. No, la possibile Olimpiadi non mi spaventa. È un'opportunità anche questa per il futuro, perché appunto ci sarà come lascito vari impianti, delle arene, ci sarà il villaggio olimpico che si potrà riconvertire in residenza universitaria e in fase di studio tutti questi progetti. E appunto le Olimpiadi è una cosa che a cui teniamo molto. Mi verrebbe da dire forse che grazie al lavoro appunto che fate voi e che forse anzi i 5.000 utenti dovrebbero diventare il quasi 2 milioni di abitanti di Milano, cioè dovrebbero essere quasi tutti iscritti per alla Naga, nel momento che nascono a farli iscrivere direttamente al vostro gruppo, perché così facendo, come dire, si sa, no? Cioè ogni volta che c'è il grande evento si rischia che ci sia la ruberia, il fatto di fare male in progetto, ovviamente perché la gente non si interessa, mi viene da dire, cioè meno facciamo interessare la gente al progetto Olimpiadi, al villaggio olimpico, più diremo, ecco, dopo rimarranno lì le case che non verranno usate, come è successo a Roma, perché se invece hai 5.000, 100.000, 1 milione di utenti che insomma vigilano e controllano i cantieri giorno dopo giorno e sanno dove devi arrivare, quindi non puoi cambiargli la strada lungo il percorso, forse insomma sarebbe interessante. Ma il Comune di Milano in primis con ATM per esempio già qualche anno fa aveva aperto i cantieri della M4. Sì. Perché comunque... E tuttora prosegue questa iniziativa. Perché ho avuto qua presente M4, esatto. Era fiero tantissimo di questo, su diceva voglio portare le milanesi nella M4 prima ancora che sia pronta, lo diceva. Esatto. Voglio fargli capire che è già pronta per loro. Sì, sì, perché fare una metropolitana porta un sacco di insomma... Esatto. Di disagi, ovviamente, parliamo con... San Babila, povera San Babila è ancora circondata dai cantieri, però insomma far vedere effettivamente quanto lavoro c'è dietro fa capire che è da fare. Beh, voi di cantieri ne avete visti, avete fatto conto di quanti cantieri in circa avete visto pro capite? Non ne ho mai contati, però posso dire che ho avuto l'occasione di salire sul cantiere del Bosco Verticale, per esempio. Del cantiere? Sì, sì. Ecco, perché la domanda, mi ha anticipato la domanda, era qual è il cantiere che vi ha emozionato di più? Credo che questo sia il Bosco Verticale. Ma allora, ogni cantiere dà un'emozione diversa, però salire proprio sul cantiere del Bosco Verticale, vedere questi balconi enormi, e poi salirci quando è stato completato, insomma, fa senso. Ecco. Riccardo? Ma io invece con i cantieri di City Life, perché quando ero più giovane andavo sempre alla SMAU, che era proprio la fiera. Ah, sì. E quindi ho visto tutta la trasformazione, da quando hanno demolito i capannoni, hanno cominciato a costruire i primi grattacieli, le prime residenze, ed è un percorso che dura da più di 10 anni, e ancora non è finito, tra l'altro. E quindi questo mi ha emozionato perché ho ancora i ricordi di quando ma adesso che mi ricordo sono stato a SMAU nel 2003 ed era lì, esatto, ed era proprio lì. Tanti appunto diciamo i cantieri che ci sono stati, che sono anzi in questo momento ancora aperti, parlavamo della torre della PVC a City Life, la torre Galfa, la biblioteca degli alberi che è appena stata aperta, Cascina Merlata so che state seguendo anche sì, lì. Cascina Merlata, sì, adesso tra poco il 28 di questo mese c'è l'inaugurazione ufficiale del parco di Cascina Merlata, che è molto grande e molto bello, consiglio di andarci perché è veramente molto bello. Ne avete seguito anche uno quest'estate che ha fatto parlare molto, che è stato quella dei generali, o meglio, il palazzo era mai finito, sì. Ma un bel giorno è arrivato questo elicottero, esatto. Un po'... Ah, le procedure di installazione sono state lunghissime. Chiamando perché... un po' qualche film, no? Dove mi ricordo c'era questa statua che arrivava... Ma sì, mancava solo James Bond, cioè... È stato figo il montaggio, perché hanno prima installato una gru con l'elicottero sulla torre e poi la gru serviva in un secondo momento per tirare su le lettere dei generali, tutto il materiale è durato all'incirca 3 mesi, sì, 3-4 mesi, perché un mese tra l'altro, poi c'è stato a cavallo dell'estate e poi abbiamo visto l'insegna completa, questa insegna rossa che comunque si vede da chilometri e chilometri, e ha suscitato un po' di imbarazzo generale perché non si aspettavano un'insegna così pesante. Anche perché c'è da dire, la torre era già finita da un anno, quindi molti già l'avevano fotografata, l'avevano già vista così. Quindi dopo un anno vederla cambiata con questo impatto molto forte ha suscitato delle reazioni molto contrastanti. So, adesso mi metto nei panni del AD di generali, esatto. Con quello che ho speso per costruire, esatto. Il palazzo me lo faccio per la grossa. Ma infatti noi abbiamo avuto per 2 settimane sul gruppo un sacco di thread che continuavano a inviare, infatti alcuni li abbiamo moderati perché si parlava solo delle insegne generali.
E l'ultimo commento è stato: ragazzi, i soldi sono loro, li spendono come vogliono. Se l'insegna fosse stata di progetti e cantieri, sarebbe stata blu con il loro. In questo momento sono quindi, possiamo dire che sono loro i padroni del cielo di Milano? Oppure... Se la giocano bene anche con Allianz, perché sì. Allianz è più alta. Leggermente più alta. Sì. Il curvo. Il sarà più basso, più alto? Più basso. Sarà leggermente più basso. In realtà a livello tetto sarà quasi uguale allo storto. Ah, ok. Però con l'insegna lo storto diventa più alto e quindi il curvo è leggermente più basso. E il bello è che a Milano abbiamo tutti i primati, cioè ogni grattacielo ha una sua particolarità. Per esempio, adesso li vedo davanti a me con lo skyline che avete stampato. La Torre Solaria, per esempio, è il grattacielo residenziale più alto d'Italia. La Torre Diamante è il grattacielo in acciaio più alto d'Italia. La Torre Unicredit è tra i grattacieli più alti solo perché ha la guglia, che è un'opera architettonica. Sì, un elemento strutturale. Allora, mi chiedo una cosa a proposito: il famoso discorso della Madonnina. La Madonnina in questo momento su quale grattacielo è il più alto di Milano? Sul dritto. Sull'Allianz. Sì. Sull'Allianz, ok. Che hanno già messo la Madonnina sì, su? C'è già. Okay. L'abbiamo anche toccata. L'avete anche toccata? Come fosse la Coppa del Monte, sì. Ma so che appena lo tocca almeno del non si può toccare, però la ormai. Quindi pensate, c'è del DNA di Francesco sulla Madonnina sulla no, ma perché Allianz organizza ogni anno la corsa sulle scale. Si chiama la Salomon Running, però questa volta hanno fatto proprio un trofeo Allianz solo con la corsa sulle scale. E tu l'hai fatto sopra, andando di sopra? Io sono andato di sopra con l'ascensore. Ah, ok. No, però ti devo dire, nel 2014, quando non c'era ancora BNL sulla Torre Diamante, ho partecipato alla corsa sulle scale lì. E quindi mi sono allenato a casa tra i miei 8 piani ogni giorno. E lì erano invece? Lì erano 27. Ti dico, sono arrivato su che ero quasi morto. 4 volte casa tua. Però insomma è stato bello perché era l'unica occasione per andare su a fare due foto. Cosa si fa per fare le foto? Esatto. Dobbiamo dire, infatti. Però a un certo punto so che avete pensato di fare una cosa un po' più intelligente, cioè invece di andare a correre su e giù per le scale dei palazzi, riuscire a mettere delle webcam in giro per questi palazzi, questi cantieri e vederli. In tempo reale. Raccontaci un po' il progetto webcam. Allora, abbiamo due progetti, Milano Skyline. Sono 4 webcam di Alberto e 2 webcam di Milano Panoramica. Inquadriamo Porta Nuova e City Life. Tutte poi racchiuse sotto. Le webcam di Alberto un po' più tecniche perché sono zoomate perché? Anche sulla terza torre. Sì, beh, io uso dei forti zoom, quindi riesco a inquadrare bene anche il cantiere, per esempio adesso sulla torre e sul curvo. Poi vabbè, ho anche due invece su Skyline, su Porta Nuova e su City Life. Bene. So che appunto l'abbiamo già vista prima, nel futuro di Milano Progetto Cantieri c'è l'idea proprio di fare una guida. Mm-hmm. Perché in realtà già sul sito voi avete una sorta di guida, esiste. No? Giusto? Sì, già esiste. Già esiste in PDF e già esiste anche in formato mappa, mi viene da dire. Cioè questa mappa interattiva su cui... Il sito milanoprogettecantieri.it ha al momento solo una mappa interattiva con tutti, cioè una dashboard di tutti i cantieri di Milano. Però la stiamo che mette dentro a mano man mano che aprono e chiudono, complimenti. E poi abbiamo pubblicato proprio qualche giorno fa la versione aggiornata della guida. Questa guida qua è la Bibbia dei cantieri. Mm-hmm. Cioè tu la scarichi gratuitamente e all'interno c'è un bell'indice con tutti i cantieri di Milano. Vediamo divisi adesso, per zone. Cioè io posso chiederti qualcosa su qualsiasi di questi cantieri, mi stai dicendo? No. Perché la guida l'ha scritta Christian con l'aiuto di Riccardo. Io ho impaginato insieme ad altri utenti del gruppo. È molto molto interessante perché ci sono ovviamente dei cantieri super famosi, no? Ma altri, ad esempio, la ristrutturazione dell'Inps di Via Pola. Che sì, ma chissà che invece. Sì, o la scalinata, vedevo la scalinata di Via Pola, tra l'altro è molto bella perché hanno creato questo effetto con i vetri stupendo. La scalinata di piazza Freud, ad esempio. Sì. Ovviamente la Biblioteca degli Albi, la Torre Galfa, insomma tantissimi che avete seguito, o chi di voi è andato a seguire. Quindi abbiamo tutta la documentazione. Sì. Come funziona? Abbiamo le foto.
Sì, abbiamo le foto, una descrizione e poi quando finisce il cantiere mettiamo che il cantiere è finito, però rimane nello storico e si procede con le altre lavorazioni, con gli altri progetti. Sì, adesso per alcuni progetti ci sono solo i render perché non sono partiti, per esempio per Mind è partito solo la riqualificazione del nuovo Galeazzi, il nuovo ospedale. Sì, deve incominciare il cantiere a momenti. Sì. Perché nell'indice che scrivete Milano 2040? Sì. Perché? Perché tutti questi progetti concorreranno a un cambiamento che vedremo completati tutti nel 2040. Adesso è tutto cantieri, ma nel 2040 sono tutti completati. Ma non disperate a mantenere i cantieri, nel senso che da qua al 2040 nasceranno i cantieri. Ma ci sarà da mettere a posto anche i cantieri che sono già completati. Infatti, vado più al 2040 per dire che insomma, forse la biblioteca degli alberi, qualche ritocchino che la biblioteca degli alberi sarà un bosco nel 2040. Tutti gli alberi. Sì, ma perché tanti hanno detto, ma sta biblioteca degli alberi ha pochi alberelli, tutti spennacchiati, però... attenzione, che siamo a vederli tra 10 anni. E che forse anche per questo, ripeto, servite e fate un'opera di sociale. Insomma, l'idea che quando si faccia un parco, l'albero non è quello del Lego, appunto, che si mette su già cresciuto, ma bisogna mettere l'alberello piccolo che poi diventa albero grande. Sembra una banalità forse per voi che seguite i cantieri, per me che magari ho passato la vita vicino al bosco in città, ma insomma per altri che magari sono nati e cresciuti sulla circonvallazione non è così scontato effettivamente. E quindi fargli capire che insomma sì, è vero, sono un po' sfigatini, piccoli e tutti, ma saranno gli alberoni, gli alberi grandi e grossi, che anzi poi bisogna stare attenti a che non diano problemi nel futuro, vedi McMahon, vedi quei viali in cui invece bisogna toglierli perché insomma binari del tram che saltano. Questo è il futuro di Milano, progetti e cantieri. La domanda però che insomma tutti un po' si fanno è perché lo fate? Diceva la famosa canzone. Beh, tutti perché abbiamo giocato al Meccano e al Lego da piccolini. Ci piace costruire. Cioè, se mi dessero un caschetto e due guanti li aiuterei anche, però non posso, quindi... Ci limitiamo a guardare. Esatto. No, ma poi ci teniamo anche a far vedere quale sarà la Milano del futuro, appunto informare, a creare appunto informazione su quelli che sono i cantieri adesso, che possono provocare appunto disagi, ma che in realtà poi in futuro saranno, penso, apprezzati da tutti. Insomma, ve lo ripeto, secondo me, dietro le facili battute che si possono fare sul gruppo di giovanissimi che guardano i cantieri e non quindi l'anziano col cappello, come verrebbe da dire, c'è invece un lavoro, io dico, un lavoro socialmente utile proprio, nel senso che ci fanno capire che cos'è la città di Milano, che cosa diventerà la città di Milano. La cosa interessante poi, senza stare di qua o di là, senza dire è giusto o sbagliato, sì o no quel cantiere, noi vi raccontiamo il cantiere, perché poi è questo, no? Che mi sembra interessante. Non ci scheri, non come ci dire, ormai il cantiere c'è, quindi inutile stare lì a fare il nimby della situazione, che è sempre a dire no, nel mio giardino non si fa mai niente. Le cose vanno fatte, una città come Milano è indubbio che vanno fatte, se no rimaniamo ai tempi del Medioevo, invece insomma città come Milano sono città che si evolvono a una velocità pazzesca, poi io credo veramente dal 2006 in poi è un'accelerazione mai vista prima. Sì, assolutamente, soprattutto anche dopo l'Expo c'è stata un'ulteriore accelerazione. Ma ecco, vi dico questo appunto, tutti si pensava grande accelerazione, se arriva Expo poi finisce tutto lì, no, mi sembra che in realtà l'Expo sia stato forse stato proprio lo l'inizio. È stato un traino, sì esatto, molte multinazionali hanno portato qua le loro sedi e quindi questo ha creato una domanda sugli uffici, vedi a Porta Nuova, City Life, e quindi c'è stato tutto questo traino, diciamo. Ormai Porta Nuova è anche la Silicon Valley, abbiamo Microsoft, abbiamo Amazon negli uffici di Montegrappa, Google, cioè si stanno spostando tutti qua. La gente, alcuni non capiscono perché gli dà anche fastidio, quando ha aperto Starbucks c'è stato per esempio tanto ma vengono qua a farci a insegnarci come si fa il caffè. No, loro arrivano qua, ci fanno caffè loro. E però se investono vuol dire che credono in Milano. Poi ricordiamo sempre che l'idea di Starbucks nasce a Milano, ricordiamo sempre questo, che l'inventore di Starbucks ebbe l'idea di Starbucks a Milano 30 anni fa, quindi insomma forse ci ha messo qualche anno, forse era il luogo più ovvio dove fare uno Starbucks, quindi insomma. Dopodiché io dico sempre, io ad esempio non bevo caffè, quindi manco ci vado a Starbucks in realtà, cioè il problema è se mi piace un altro caffè andate al bar davanti a casa che lo fa sicuramente meglio. Quindi diciamo la cosa bella di Milano è che ce n'è per chiunque, per chi vuole il caffè di Starbucks, per chi vuole il caffè del Mocha fatto come una volta nel bar sotto casa. Sì, insomma, siamo per fortuna una città che dà
tutto. Non ha senso uscire da Milano. No, scherzo, taglia. No, io sono d'accordissimo, lo dico sempre, quindi sono d'accordissimo anche a lasciare la capitale a Roma, che invece molti dicono no, siamo felici così. Siamo felici così, va benissimo così, così ci vediamo solo bene. Per adesso una cosa che ci tengo a dire, nel senso, ovvio, qui stiamo parlando di cantieri spettacolari, di cantieri interessanti che fanno anche del bene alla città. Mi viene da dire che mi piacerebbe un giorno vedere cantieri, riqualificazione, case popolari di San Siro, ad esempio, ma non è colpa loro se non c'è questo cantiere qui, e forse che insomma la politica dovrebbe capire che non c'è solo l'archistar per fare il grande grattacielo per le grandi multinazionali, ma si potrebbe utilizzare anche magari non l'archistar, ma noi abbiamo qui il Politecnico, mi viene da dire, o la Bovisa, e insomma usare le nostre risorse per fare delle riqualificazioni di zone, e sicuramente a quel punto la webcam del Progetti e Cantieri non sarebbe puntata su City Life, ma su magari Lorenteggio, Giambellino o la Barona, no? Anche perché le riqualificazioni è come se fosse un virus buono. Quando vedi che altri palazzi si riqualificano, poi rimane la pecorella nera, quindi sono incentivati a cambiare. E abbiamo visto anche Cascina Merlata, che è un esempio di una riqualificazione urbana in periferia con delle torri, Uptown e Strabella, per esempio. Quindi insomma, complimenti davvero ragazzi a tutti e 4 e 5.000 che mi portate dietro per quello che fate tutti i giorni. Sicuramente vi seguiremo sempre più spesso, ci vediamo comunque il 16 novembre. Sì, venerdì prossimo 16 novembre e siete, non potrò mettere il cappellino candidati, perché ho letto che bisogna venire eleganti. Ma insomma, dico, metto il cappellino elegante, puoi mettere, devi venire anche con il giacchettino colorato, se volete. Voi potete, voi avete nulla osta in questo caso, va bene. Io davvero vi ringrazio tantissimo, complimenti per il lavoro che fate. Ricordiamo la guida a Milano del futuro, che potete scaricare iscrivendovi sul gruppo Milano Progetti e Cantieri, cercando su Facebook verrà fuori la pagina e il gruppo, entrate nel gruppo. Esisterà una versione poi cartacea prima o poi di questa guida, oppure c'è così? No, per ora è solo stampata, anche è impossibile in fare, digitale, sia perché è troppo grande, sia perché ci teniamo agli altri. È sempre in evoluzione, infatti. Sempre in aggiornamento, e un domani speriamo di creare un wiki all'interno di Milano Progetti e Cantieri dove ognuno può dare il proprio contributo e aggiornare le schede dei progetti. Anche perché poi appunto rimarrebbe poi uno storico molto interessante di tutto quello che è stato in Milano. Ma perché le foto di cantieri storiche sono bellissime. Noi con Milano Panoramica abbiamo seguito i cantieri di Porta Nuova, abbiamo delle foto della Torre Unicredit tutta in calcestruzzo, insomma. Ricercherò le foto della demolizione della stacca degli artigiani e ve le manderò, allora va bene. Okay, ho delle foto quindi pre cantiere Porta Nuova. Io vi ringrazio davvero tantissimo, grazie a te. Complimenti grazie davvero a tutti quanti, ci vediamo allora il 16 novembre, ricordiamo le coordinate per trovarvi, il gruppo, il sito. Il sito è milanoprogettiCantieri.it e il gruppo è Milano Progetti Cantieri. Ecco, questo è il logo, lo vedete lì, una gru e tutto il più bello skyline. C'è già un'anticipazione, sbaglio, no? Questo logo, perché c'è già lo storto. Noi siamo avanti, siamo la Milano del futuro. Infatti, quindi insomma c'è il passato del futuro. Sì. Benissimo, grazie mille ragazzi, davvero ci vediamo allora venerdì 16 alla serata finale. Presto. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Prima di chiudere vi lascio con il filmato dove vi raccontiamo chi sono e come fare a votare i candidati di Milano Storytelling Awards. Grazie mille, arrivederci, a presto.